Va al coro Accademia Alma Vox il primo premio del concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo categoria Cori Misti. Il meglio della polifonia è dunque tornata ad Arezzo e questa volta in presenza. Il polifonico è stato ospitato dall'auditorium di via Spallanzani. Che questo 38° polifonico ci ha dato prima di tutto la soddisfazione di tornare indietro nel tempo e assistere ad un polifonico come era pre-pandemia, cioè con il brivido della gara, l'attesa dei risultati, dei vincitori, eccetera. Ma questo 38° polifonico con le sue tre giornate, non dimentichiamolo, le prime due di grandi esecuzioni corali e dedicate alla didattica, alla scuola, con ben 5 nuovi direttori di coro, 2 di Cosenza, 1 sardo e 2 nostri, che andranno nelle loro sedi a fare musica con consapevolezza, con coscienza di causa, mentre quando cominciò il polifonico i direttori non c'erano, non c'era una cultura polifonica e i cori andavano un po' all'avventura, allo sbaraglio. Quindi effettivamente questo polifonico, ripeto, ci ha dato la soddisfazione di ritornare a com'è un polifonico di gara e abbiamo assistito ad esecuzioni di altissimo livello a livello nazionale. Nonostante che i cori non riescano più a provare come una volta, perché per ragioni della pandemia sono costretti a provare in distanziati con le mascherine, quindi hanno avuto anche anni difficili, abbiamo visto che la qualità è rimasta alta, anzi alcuni gruppi sono ancora cresciuti.